Professore, dunque ci ha parlato appunto dal sistema geocentrico di Tolemaico, c'è stato lo spostamento dal sistema copernicano del eliocentrico, adesso c'è quest'altro spostamento al sistema galattico, cioè la galassia. Dunque, provocò questo anche in letteratura e teatro uno spiazzamento e una sorta di depressione filosofica e il famoso monologo di Shakespeare dell'Amleto, essere o non essere, cerca di riallacciarlo a quel periodo perché fu scritto nel 1600 e dunque avvenne nel 1600 questo cambiamento dal geocentrico all'eliocentrico e dunque provocò diciamo un subbuglio nella filosofia, nella letteratura, nel pensiero. Ecco, adesso che siamo, che io penso che sia sempre in progressione questo spostamento, che cosa l'uomo, secondo lei, dovrebbe essere? Ottimista o far pensare questo, perdere il centro di quello che aveva prima? Ecco, cioè, io sono ottimista, e dunque più si sposta meglio è, perché fino adesso non è che abbiamo raggiunto la felicità piena. Ma ecco, secondo lei, ecco, qual è il suo giudizio? Cioè, questo spostamento, l'uomo come potrebbe reagire o dovrà reagire? È una domanda molto interessante e non facile. Diciamo, è chiaro che questa marginalizzazione, come la chiamo io, dell'uomo nella natura è un fatto inevitabile, cioè dal punto di vista della scienza, è chiaro, senza neanche arrivare ai multiversi, fino al fatto che siamo il 4% di tutta l'energia nell'universo, è sicuro, sempre scientificamente parlando, e quindi siamo già dei marginali. Naturalmente, la domanda la girerei in modo diverso. È chiaro che se uno crede a questa immagine che c'è Dio che sostiene nell'essere, se sente le parole di Chiara, non si può non essere ottimisti. Il problema è che lei mi pone un po' diverso. Coloro che non credono al naturalismo duale, che credono al naturalismo puro, possono essere ottimisti. Non so se mi spiego. Perché se non siamo ottimisti noi, chi è ottimista? Quindi non è a noi che dobbiamo rivolgere la domanda. E penso, però la mia esperienza, perché moltissimi scienziati, voi sapete, i 2/3 degli scienziati sono o atei o agnostici, questo circa anche al CERN più o meno, quindi la maggior parte degli scienziati, forse anche di più oggi, sono atei e agnostici, possono essere ottimisti? Questa è la domanda come la metterei io, non gli scienziati che credono, perché il loro ottimismo ha delle radici diverse, ha delle radici sulla base di quello che tiene la natura, quindi da questo punto di vista non possiamo non essere ottimisti. E loro possono esserlo per due motivi, io penso. Innanzitutto perché, diciamo, il fatto che noi, col piccolo nostro cervello, vivendo in questo angolo sperduto di uno dei tanti universi, riusciamo a costruire queste immagini scientifiche meravigliose di tutto quello che esiste, già, diciamo, ricentralizza l'attenzione sull'intelligenza dell'uomo. Cioè, anche se uno non crede, non c'è bisogno di non credere, dire, dopotutto noi abbiamo costruito questa cosa meravigliosa. Parlo intellettualmente, non parlo della società, io parlo di questioni intellettuali, è già una grande conquista dell'uomo e quindi c'è da essere ottimisti sull'uomo che ha questa razionalità per fare. E questo è il primo motivo. E il secondo motivo è anche dire che se, e questo è un motivo che anche unisce molti di questi uomini, diciamo, non credenti alla nostra visione, io penso, che se siamo veramente così marginali e soli, ma allora stringiamoci in questa piccola barca e vogliamoci bene, non so se mi spiego. C'è anche questo aspetto, perché a un certo punto, se veramente siamo un piccolo granello dove siamo nati per caso e così via, ma perché ci facciamo anche del male che già c'è tutto il mondo che non ci vuole bene? Quindi per questi due motivi ci sono molti agganci con cui noi possiamo colloquiare, e lo so per mia esperienza personale, con coloro che non credono. Purché siano chiari i termini di che cosa, in che cosa differiamo, che poi appunto è la differenza tra due immagini, ripeto, quella che ha una base e quella che non ha una base alla fine. Una, chiarito questo, e naturalmente però poi noi, e questo è il compito nostro, l'ho detto all'apertura del mio discorso che ho fatto al convegno di OCE, dobbiamo fare e costruire questo, secondo me, un
questo naturalismo duale, è un problema interno alla cattolicità. Non è un problema che noi dobbiamo discutere con gli altri. Dobbiamo accettare tutti i risultati della scienza, non averne paura, e dobbiamo rielaborare la nostra fede e i nostri dogmi. Visto che nessuno me l'ha chiesto, ve lo dico io, qual è la prima cosa che secondo me deve essere abbandonata. Quello che ci è stato insegnato, che la morte e il dolore è la conseguenza del peccato dell'uomo. In una visione scientifica duale, questo è un concetto che è sbagliato. Bisogna dire che il concilio, che io non so, ma voi sapete sicuramente qual è, Nicea, che ha detto questo, ha sbagliato. Perché se l'uomo ha voluto creare delle intelligenze libere, questo è lo scopo che si è posto creando, forse una piattaforma, forse ne ha fatte tante, forse un multiverso, Dio uno e ha fatto tante di queste piattaforme naturali per tanti esseri intelligenti o per il nulla, se ha fatto questo perché ci fosse alla fine la libertà di individui che potessero scegliere, perché questo non può essere che questo lo scopo per cui Dio ha creato, a questo punto com'è possibile che si arrivasse a questo modo di essere, a questa intelligenza, se non attraverso una catena di passi, che se posso riallacciarmi a quello di cui ho parlato oggi, perché il discorso è poi lo stesso, sono quei passi che hanno portato alla varietà dell'universo, comprese le intelligenze, di cui uno di questi è l'evoluzione.